Nella giornata dell'8 dicembre si accendono le luci del Natale in centro a Pescara. Assessore, iniziano le vere e proprie festività natalizie. Entriamo nel pieno delle festività natalizie. Voglio ricordare che Pescara già dal 26 di novembre ha iniziato i festeggiamenti per il Natale con l'accensione delle luminarie. Dal 2019 noi infatti avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto, la promessa di accendere le luminarie nella giornata del Black Friday, quindi in netto anticipo rispetto a quello che avveniva nel passato. Oggi proseguiamo con le manifestazioni natalizie, quelle dell'Immacolata, e pian piano arriveremo a tutte le manifestazioni fino ad arrivare alla Befana. Avete allestito tante luci e gli alberi in centro a Pescara, dove tra l'altro ricordiamo è obbligatoria anche la mascherina. Obbligatoria la mascherina perché Pescara non vuole fermarsi e quindi per non fermarsi è necessario essere al massimo rispettosi di alcune regole. Quella della mascherina è una regola che in questo momento è assolutamente necessaria nei luoghi di grande assembramento. Come dicevi giustamente, abbiamo acceso le luminarie ma abbiamo già montata la pista di pattinaggio. Oggi avremo degli spettacoli proprio in concomitanza con l'accensione dell'albero di Natale, avremo un coro, dei giochi circensi e pian piano ci saranno tantissime sorprese. Sarà un Natale dedicato ai bambini. Voglio ricordare che non abbiamo più sposato l'idea di fare la struttura, la palla geodetica al centro di Piazza Salotto destinata proprio ai bambini, perché purtroppo in questo momento il Covid non ci consente di realizzare strutture al chiuso, ma sicuramente sarà un Natale dedicato ai bambini e per il centro della città ci saranno tantissime sorprese. Assessore, per chiudere Capodanno, cosa ci può dire? Siete ancora in trattativa con alcuni artisti? Siamo in trattativa per il 31 e per l'1. Abbiamo già detto che il 31 vorremmo fare uno spettacolo dedicato, diciamo, più a una fascia di età giovane, perché sono quelli che più si riversano per le strade di notte con il freddo, mentre invece l'1 più rivolto alle famiglie. Stiamo lavorando e siamo onorati che tantissimi artisti italiani si sono proposti a Pescara. Siamo onorati perché Pescara inizia ad avere un grandissimo appeal nei confronti da parte di tantissimi artisti che ci hanno appunto fatto pervenire il loro grande apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo questa amministrazione.